Ciao a tutti. Allora, vediamo come gestire questo Licoli. Io non ce l'ho sempre, lo faccio, questo l'ho creato dalla pasta madre, sono già 2 o 3 giorni, l'ho tenuto in frigo, ha raddoppiato, vedete, l'ho tirato fuori per farlo aumentare un pochino, crescere ancora un pochino, quindi l'ho tenuto un pochino a temperatura ambiente, una volta fuori dal frigo. E adesso voglio rinfrescarne una parte che userò poi per panificare. Vedete, anche stando in frigo, è bello attivo. Quindi metto questo barattolino e ne rinfresco, diciamo, prima sforchetto un pochino, do una giratina con la forchetta per riattivarlo un po', e ne rinfresco ora 50 grammi. Dicevo, io non ce l'ho sempre perché di solito uso la pasta madre solida, però quando voglio usarlo mi attivo, lo preparo con la pasta madre solida, trovate anche un video, è semplicissimo, e quindi poi magari lo tengo qualche giorno e poi lo ritolgo. Questo è soggettivo, cioè chi lo usa sempre, quindi conviene averlo sempre. Allora, questi sono 50 grammi. Il Licoli va rinfrescato al 100%, idratato al 100%, quindi ci metto 50 g di acqua. Acqua che io prendo alla fonte, quindi senza cloro, e acqua a temperatura ambiente, quindi né fredda né calda. Temperatura ambiente. Ok, arrivo a 100 g, ecco qua. E poi giro, lo sciolgo così con la forchetta, sforchetto per benino e poi ci metterò la farina, quindi vedete che belle bollicine, quindi 50 grammi di farina. Bene. Adesso quello che è rimasto, poi vi dirò che fare con quello rimasto. Ecco qua. E quindi arriviamo a 150 grammi, che sono anche troppi, per panificare ne bastano 70 grammi su 500, però ci posso fare due cose, la pizza e il pane magari, perché no? Oppure quello che mi avanza lo lascio, lo metto in frigo e poi lo rinfresco di nuovo. Vedete, giro per benino con la forchetta. Ecco qua, poi magari pulisco bene i bordi così posso controllare la crescita, il raddoppio. Naturalmente i tempi del raddoppio dipende molto dalla temperatura. Adesso fa caldo e magari ci vorrà anche meno di 4 ore sicuramente, mentre d'inverno ce ne vorranno un pochino di più. Ok. Ecco qua, pulisco bene e metto l'elastico. Allora, sopra, ecco, metto l'elastico. Questo può essere coperto con lo stesso tappo che non va avvitato stretto perché comunque deve respirare, eh? Quindi ci metto il tappo, magari lento. Lo lascio lento oppure ci posso mettere la pellicola con forata con uno stuzzicadente. Scusatemi la voce. Poi vi farò vedere la crescita. Passato il tempo, quando è raddoppiato, ve lo faccio vedere. Adesso vado a riprendere quello che mi era rimasto, quindi la rimanenza di quello che avevo in frigo. Farò un rinfresco parziale che si può fare, così avete il Licoli in frigo senza che state lì a rinfrescarlo tutto. Potete fare un rinfresco parziale come faccio io adesso. Essendo poco, ci metterò una ventina di grammi di acqua, quindi scelgo di mettere, posso mettere 15, 10, quello che voglio, anche 30. In questo caso io metto 20 grammi di acqua, sforchetto. E poi vado a mettere la farina, quindi metterò 20 grammi di farina.
questo si chiama un rinfresco parziale. Quindi do il nutrimento al lievito che mi era rimasto. Ok. Giro per benino. E poi anche qui magari ci faccio un segnetto, pulisco bene i bordi. Lo tengo, adesso fa tanto caldo e quindi lo tengo 10 minuti fuori, poi lo metto in frigo. In frigo non aumenta subito di volume, crescerà piano piano, quindi se io voglio usarlo poi lo tirerò fuori, lo terrò un pochino a temperatura ambiente. E in frigo io non lo rinfresco comunque come la pasta madre, magari un po' più a lungo, ma non lo, come si dice che può stare 10-15 giorni, no, io non lo consiglio perché comunque poi si forma la patina sopra, la l'acquetta e prende un po' di acidità. E quindi il consiglio che vi do è di rinfrescarlo comunque almeno ogni 4 giorni. Bene. E questo è il lievito raddoppiato dopo all'incirca 4 ore, vedete? È raddoppiato. Adesso se lo uso così, subito sta proprio nel pieno della sua forza. Se aspettate un pochino, non importa perché comincia piano piano a scendere, quindi a collassare, avrà meno forza, però funziona lo stesso, non è che non funziona. Il consiglio che vi do è di usarlo così, quando sta al massimo delle forze. Se avete qualche problema, non lo usate subito, magari lo mettiamo in frigo, lo tiriamo fuori, però vi consiglio sempre di rinfrescarlo di nuovo.